Seminiamo i lampascioni pugliesi, ovvero cipolline selvatiche commestibili, con proprietà afrodisiache. Fate attenzione però, vanno seminate in terreni non trattati, altrimenti non crescono. Dalla mia conserva fresca al naturale, a dicembre, ma si può fare anche a gennaio, ho messo le cipolline in sabbia e le ho fatte germogliare in un posto buio. Adesso sono pronte per essere piantate. Ho fatto una traccia nell'orto di circa 30 cm di larghezza e 25 cm di profondità. Ho riempito di terriccio unito alla sabbia tale da rendere il tutto più leggero. Adesso posso piantare in un modo semplicissimo. Con la mano sposto la terra ad una profondità di circa 15 cm. Poso il bulbo della cipollina dentro, ricopro facendo attenzione che il germoglio resti parzialmente fuori. Ed ecco come si presenta la semina di lampascioni appena piantati. Dopo 5, massimo 7 giorni, i germogli diventano di colore rossiccio. Ciò significa che hanno trovato il loro habitat perfetto e presto posso raccogliere. Dopo circa 3-4 mesi, tra marzo ed aprile, vado a raccogliere le cipolline selvatiche per preparare gustose pietanze tipiche pugliesi oppure fare conserve. Semplice, no? Se ti è piaciuto il video, lascia un like ed iscriviti al canale, così da rimanere sempre aggiornato. Buona semina dalla Puglia!